Buonasera a tutti e rieccoci qua a spremere le meningi con Michel Tal. O almeno io ho dovuto spremere parecchio, una partita delle sue piena di linee intricate, rami tattici tutti da sviscerare, dove può esserci il frutto nei rami, la soluzione, il tatticismo vincente. E in alcuni momenti qui mi sono dovuto proprio scervellare, posizioni che ti fanno venire proprio una storta al cervello, letteralmente. Bene, il suo avversario è Boris Kulko. Anzi, il suo avversario, malcapitato direi, in questa partita che si è giocata in esibizione del 1969, malcapitato è Boris Kulko. Michel Tal con i pezzi bianchi apre con E4. Mi raccomando, prima di gustarci tutta la partita, iscrizione raccomandata dal medico. C5, difesa siciliana, dovrei averne di fegato per giocare alla siciliana contro Michel Tal. Vediamo se avrà anche il giusto cervello. Cavallo in F3, qui segue D6, la famiglia più numerosa della siciliana. D4, variante aperta, il bianco gioca cavallo F3, come sappiamo, per prendere qui C per D4. Tra parentesi, visto che un avversario me l'ha giocata online, si può anche riprendere di donna, che è assolutamente corretta, parliamo di variante Chekhov, un altro campione dell'epoca. Donna per D4 è assolutamente valida, lo dico visto che ormai tutti sembrano mi giochino questa contro la mia siciliana, quindi piccola parentesi. Poi ovvio che su donna per D4 ci si espone a cavallo C6, si può giocare alfiere B5, rientrare nell'attacco Canale, insomma una linea comunque popolare, anche se minore. Bene, Michel Tal invece gioca cavallo per D4, qui segue cavallo F6, dove ora il nero dovrà andare a scegliere la sua variante. Cavallo F6 attacca il pedone, cavallo C3 sviluppa un pezzo e lo difende, qui con E6 andiamo avanti di Scheveningen. Bene, bene, Michel Tal decide di adottare un approccio molto semplice, in effetti, inizialmente, ovvero quello di creare un'offensiva a est. Solitamente, se si vuole attaccare in maniera tempestiva a est, si procede con G4. Questa variante viene chiamata Tacheres, dal nome del campione estone. Oggi invece parliamo del campione lettone, che sceglie di giocare F4. Anche se questa è un'idea di Matanovic, che poi, come sappiamo, ci ha lasciato qualche mese fa il nostro carissimo Matanovic. F4, molto buona. Adesso finalmente si potrà giocare Don F3, ricalcando un po' in effetti la linea, la vecchia variante principale della Neidorf, anche se lì l'alfiere poteva sistemarsi in G5 per inchiodare il cavallo. Il nero qui deve proseguire con lo sviluppo. Poi è chiaro che uno dei piani più frequenti sia quello dell'attacco di minoranza, come al solito, occorre vedere. Il bianco qui si andrà ad arroccare lungo, che solitamente avviene, ma con Tal poi soprattutto è veramente possibile. L'imprevedibilità fatta persona. Detto questo, Boris Kulko gioca cavallo in C6, aumentare qui la pressione, allora segue alfiere in E3, che è molto buona come idea, perché il cavallo qui comunque viene attaccato, la donna, il piano di Tal è quello di collocare la donna in F3, ma dovrà difendere il cavallo, no, se ne occuperà l'alfiere. Quindi per permettere comunque donna in F3, dal momento che eventuali batterie qui non sarebbero così forti perché abbiamo giocato F4, quindi Don in F3 per accompagnare l'offensiva pedonale, magari G4, K4, tanto con Tal tutto è possibile, non dobbiamo parlare di utopia o piani da manuale che poi sono difficili da concretizzare. Lui riusciva sempre a sbaragliare anche i più grandi, i top GM dell'epoca. Bene, quindi alfiere in E7, naturalmente qui per arroccare lungo, quindi Don F3 potrà, Madama adesso potrà essere impiegata ad accompagnare i pedoni per l'attacco vero e proprio. Qui segue a 6, comunque buona l'idea, anche se un attacco di minoranza qui va valutato perché il nero qui si può all'occorrenza anche procedere con qualche sacrificio, l'occorrenza magari su B5, si può decidere se sacrificare o meno un cavallo e lì con un pezzo leggero il bianco, che poi è molto comune, qui non c'è bisogno di scomodare Michel Tal, ma comunque un piano molto comune a volte è quello di sacrificare un pezzo leggero, cavallo su tutti per i due pedoni, quindi andando a distruggere tutti gli eliminare tutti gli attaccanti avversari e quindi Rocco Lungo gode di un'ottima compattezza. Per il momento comunque viene giocata qui a 6, quindi per procedere magari in seguito, qui arriva allora donna in C7, migliorando sempre la posizione della donna, questo ricordiamo che è molto frequente anche nella Neidorf, abbiamo visto alcune partite in cui donna in C7 è essenziale anche per impedire alfiere C4, non è questo il caso e allora direi che possiamo finalmente gustarci il meglio gioco. Tal deve procedere con attacco molto violento a est, quindi tradotto in mossa G4 senza perdere ulteriori tempi. Il piano del nero deve essere quello di rallentare il gioco, di semplificarlo. Infatti, qui Kulko gioca a cavallo per D4, il bianco deve riprendere subito di alfiere e adesso E5. Questa è molto buona come difesa. Quindi anche per il nero
nonostante assai, che può essere considerata come una perdita di tempo, o meglio, come un tentativo abbastanza utopico da parte del nero di cercare l'attacco di minoranza, molto più difficile, anche se B5 e B4, come momento c'erano diversi sacrifici da considerare, è giusto qui allentare la tensione. Anche 5 è molto buona come linea, però Tal, come abbiamo detto, si è preparato, e infatti uno dei vantaggi della linea con F4 giocata al sesto tratto rispetto proprio all'attacco Keres che ho nominato è quella di prendere subito in E5, quindi andare a cambiare. F4 sostiene, quindi si potrà adesso si potrà aprire subito la colonna, magari attaccare con i pezzi pesanti, qui trovare una sistemazione per alfiere in E2, G2. Vediamo adesso come organizzare, meglio, io so già come organizzare l'attacco Tal. D per E5, dove si va adesso ad attaccare l'alfiere, ma Tal preferisce sempre, sempre lottare per rimanere aggrappato all'iniziativa e gioca infatti Dona G3, non soluzioni passive, che tra l'altro qui potevano anche ritorcersi severamente contro. Magari su alfiere 3, alfiere per G4, e lì direttamente bisogna abbandonare. In un certo senso Tal è già costretto a giocare in maniera attiva. Non ci sono altre mosse per salvare la posizione. G5 è la stessa valutata, adesso non mi perdo in varianti perché non dovremo calcolare tante altre. G3 è quella più forte, anche la più spettacolare da un certo punto di vista. Si lascia l'alfiere in presa, quindi iniziamo ad attivare il cervello tattico. Su questa diagonale il pedone è inchiodato, non può prendere l'alfiere, altrimenti dovrà essere Gulko a salutare la propria regina. Viene giocato comunque cavallo per G4, approfitta del momento per guadagnare un pedone, può essere il momento meno adatto, può darsi, qui il bianco poteva anche alzare di più il tiro, magari con H3, muovendo subito il cavallo, oppure cavallo in D5, c'erano diverse soluzioni. Tal preferisce alfiere in E2, perché ha comunque un ottimo vantaggio, quello di far comunicare le torri e magari giocare qui torre in F1 o anche l'altra in F1 alla correnza per poter attaccare subito l'arrocco, o meglio il re, ancora non era non arroccato e non sarebbe neanche una scelta proprio saggia, attaccare a est. E allora qui Boris Kulko decide di controgiocare, dal momento che la linea è molto tagliente, quindi veramente a doppio taglio in questo momento, lui sceglie di giocare qui donna in A5. Buona. Anche se dovrà trovare un modo per mettere fuori gioco il cavallo, se vuole subito sfondare le difese in A2, l'alfiere adesso lui calcola di potersi rifare. E questo è un ragionamento, non dobbiamo sottovalutare il suo avversario, anche se in questi video cerco sempre di. La partita è ovvio che l'ha vinta Tal, penso ve l'aspettavate tutti. Cerco sempre di rendere Tal in questo caso come il protagonista, però ricordiamo sempre il grado proprio del suo avversario. Dal punto di vista tattico anche. E qui infatti l'alfiere viene seriamente attaccato, il mago di riga sceglie comunque alfiere per guadagnare un pezzo e per D4, e qui si va avanti sempre calcolando le diverse ramificazioni, sempre per arrivare magari col calcolo più in là del tuo avversario. Cavallo che si ritrova in questo momento in presa, in realtà la minaccia effettiva è donna per A2, infatti qui Tal permette che il piano avversario vada avanti. Cavallo che salta in D5 riesce a compensare, come al solito, alla fine, la sua filosofia, compensare ogni svantaggio di materiale con l'attività dei pezzi, e questo comunque implica anche una certa una maestria vera e propria nel gioco posizionale. Poi ovvio che tutti parliamo di Tal per le sue combinazioni, la tattica, però alla fine si tratta di schiacciare posizionalmente l'avversario. Per quello che non mi piacciono le solite etichette che a volte si addossano un po' ai campioni del mondo e non solo. Ad ogni modo, donna per A2, nero sceglie subito di guadagnare il materiale, che è buona, anche se la donna non è poi così attiva in A2, però ci sono altre partite in cui è evidente questo piano, in cui bianco in cambio dell'iniziativa cede il pedone, attenzione, poi tra l'altro Tal aveva fatto anche un'altra partita spettacolare, bellissima contro Smyslov, una delle prime che portai, in cui sacrificò la donna in F7 per creare un attacco che alla fine fu veramente fatale per il suo avversario, ex campione del mondo. E adesso dobbiamo subito ottenere un compenso ancora più forte, sempre attraverso il sacrificio. E qui arriva donna E5, terribile proprio, minacciando scacco matto in E7, quindi si può lasciare l'alfiere in maniera disinvolta qui, l'alfiere in G4, lasciato in presa del tipo vorrei ma non posso per Boris Kulko, che però comunque può disporre della risorsa donna in A1 con scacco, anche perché le difese qui sul matto in E7 iniziano già a essere fallimentari. La donna non può fare niente, non può andare di certo in A3 perché altrimenti verrebbe
spazzata via all'istante, quindi per connettersi nella diagonale. Poteva giocare magari qui un alfiere in E6, però poi sempre la tattica avrebbe punito. Cavallo in C7, qui il solito doppio, poi anche un attacco contro E6, massacro, veramente una linea proprio da film horror, quindi meglio non vederla. Domina 1 con scacco, rendi 2, anche se questo rimanda solamente i problemi, però comunque Gulko riesce adesso ad attivare subito la propria regina in A5, questa è una bella trovata dal punto di vista difensivo. B4, tal Prao scacco sempre in maniera attiva. Io vedo qui il re molto esposto, però se lui avrà l'iniziativa e l'attacco andrà a buon fine. Tra l'altro, lui aveva detto di misurare un po' una delle sue frasi, che lui contava sempre il numero degli attaccanti, ma dobbiamo farlo tutti: il numero degli attaccanti con i difensori avversari, cercando di deviarli. E se il numero degli attaccanti è superiore a quello dei difensori avversari, che può sembrare elementare, poi lui ha dimostrato che era tra i pochi a saper creare attacchi di questo tipo, allora ci sono, in caso di superiorità numerica, ottime probabilità che l'attacco vada a buon fine e quindi l'avversario poi si ritrovi ad abbandonare, come è successo a tutti. Tutti alla fine sono stati chi più chi meno massacrati da Michel Tal. Un esempio è anche Bobby Fischer, il grande Fischer, travolto da un 4-0 al torneo dei candidati del 59, anche se poi comunque si è vendicato. È ovvio, non è che poteva perdonarlo così. Torna in D8, come ho detto, una bella perla questa di Gulko in difesa, perché adesso è la donna stessa che, comunque cedendo, si può dire, una certa componente, per come almeno io vedo sempre i pezzi negli scacchi, una componente attiva e offensiva. La donna in D8 qui rimane più relegata a difendere. Dal punto di vista materiale, qui il bianco e il nero ha due pedoni di vantaggio, questo è vero, ma tutti i pezzi sono completamente passivi. Le torri non stanno giocando, la donna in D8 difende e basta, l'alfiere è inchiodato, tutti gli altri sono in ottava traversa. Penso che qui questo osservare la posizione basti per capire e valutare bene chi sta meglio in questo caso. Allora, qui devo dire che mi sono dovuto scervellare, ho speso più di 5 minuti per capire il motivo. Why? Michel Tal non ha preso il pedone in G7, anche se comunque il nero forse gli poteva far scaturire qualche controgioco. Forse sono queste le motivazioni. Donna per G7, ho cercato di valutare attentamente tutte le diverse trappole, per cui c'è la torre in presa, quindi neanche l'alfiere non può essere catturato, altrimenti arrivavano brutte combinazioni non di matto, ma gravi perdite di materiale. Qui ho trovato soltanto torre F8 e magari un re in C1, qui può essere molto buona, dico re in C1 anche per poter attaccare poi il pedone di 4 all'occorrenza, quindi già creare una minaccia. Poi qui si poteva procedere alfiere per G4, donna per, il bianco dovrebbe avere comunque un'attività, una buona attività di pezzi, ma questa è una variante che ho sviscerato io, che non vedevo trappole immediate su donna per G7, probabilmente non ce n'erano. E allora Tal sceglie di giocare qui torre H in G1. Buona. Poi a me non mi interessa il giudizio del motore, magari qualcuno se vuole può controllare donna per G7 come viene valutato. Io sono contrario perché più il motore è attivo, più la nostra attività mentale è passiva e quindi fa male e ci involviamo. Bene, detto questo, Gulko sceglie di scomodare uno dei pedoni. Solitamente queste spinte erano a volte fatali contro Michel Tal. Bisognava proprio prendere la mano, immagino la mano del suo avversario, quando, del suo avversario in questo caso, quando muoveva, spingevano di questi pedoni per difendersi, tremava quasi. E Gulko sceglie di giocare qui F6. Bene, bene, bene. Arriva adesso la punizione. Prima o poi Michel Tal doveva punirlo. E adesso arriva la bella combinazione finale. Alfieri in H5 con scacco. Qui sono da bocciare tutte altre risorse come G6, perché ci sarebbe cavallo per con scacco, tanto alfiere inchiodato. Quindi difensore totalmente assente. Allora lui sceglie di giocare re in F8, preferisco non perdermi in troppe varianti, perché adesso ha giocato una mossa che per chi soffre di cuore non è proprio consigliata, una mossa incredibile, una mossa quella che solo lui e pochissimi altri, ma forse solo lui in questo caso, dobbiamo restringere il campo, renderlo unico, soltanto lui sapeva vedere, che ha rischiato quasi di farmi svenire sul pavimento come torre per G7. Incredibile, due sacrifici, due alla volta, torre e la regina in presa. Qui si è scatenato di brutto, come ha fatto a vedere la torre per G7. Allucinante, allucinante. Però la torre per G7 è la più forte e riesce a concludere poi la partita. Qui quali sono le varianti da analizzare? Allora, bisognerà accettare per forza qualcosa, a meno che non si voglia ritrovare subito e voglia rimanerci secco direttamente, Sua Maestà in F8. Quindi accettare la torre, accettare la donna. Poi
Penso che queste siano le due, le uniche due mosse da calcolare. Altre soluzioni qui sarebbero abbastanza sterili. Su Repre G7, quindi c'era, scattava subito un'altra punizione. Torre in G1 non funzionare, sì, come idea, anche se poi qui il nero deve stare molto attento. Poteva implicare anche altri sacrifici. Vediamoli qui su Re H6. L'unica qui è dare scacco con Don F4, anche se richiede molto molto tempo. Fatto i conti, Don F4, sacrificio, per cui l'obiettivo quale deve essere? Una volta che la colonna G è totalmente infuocata, il re è prigioniero nell'ultima fascia esterna, la colonna H, bisognerebbe cercare di portare la donna in H3, in H4, anche se c'era l'alfiere. L'unica soluzione qui era Don in F3 con scacco, se il re va in H6 la partita dovrebbe essere chiusa quasi immediatamente, Don in G3, e lì prima o poi si arriva a colpire minacciando anche il G7, poi il matto a seguire, oppure su Don F3, Re H4, qui si poteva tranquillamente disporre di Donna in F2, Re su Re H3, matto con Re H5, invece Cavallo F4, anche se è molto molto complesso qui da calcolare la scacchiera. Re H6, sfruttare subito le due colonne GH. Un lavoraccio comunque, ma per Michel Thaler era come per noi respirare in automatico. Torre per G7, spacca la partita, la spacca proprio di brutto, sacrificio di regina, quindi incredibile, proprio il calderone qui di sacrifici, presa in E5, forse raramente si è visto un tal così offensivo, così forte. Torre F7 con scacco, questo è un modo di annichilire l'avversario, di travolgerlo dal punto di vista dell'attacco, della tattica, e in un certo senso la sua passività è stata punita, ma era anche costretto a giocare in questo modo contro Tal. Poi nel 69 era ancora in ottima forma. Alcuni dicono che il momento migliore è stato il 79 a Montreal. Non lo so, solitamente il campione del mondo nel 60 dovrebbe essere quello il picco, ma difficile misurare l'anno migliore di ogni scacchista. Ad ogni modo, torniamo alla partita. Prima di perdermi, come sempre, nei miei dialoghi, nei miei pensieri, Re in E8. Qui ormai inizia a essere molto triste la situazione per il nero. Arriva a torre per E7 con scacco, deve ancora restituire materiale, però comunque ha accettato una regina. Se l'attacco del bianco dovesse concludersi in esito fallimentare, allora in quel caso Gulko potrà dire la sua. Ma così non è, perché Tal è riuscito a chiudere in bellezza. Rene F8, qui l'unica mossa legale, forzata. Torre in F1 con scacco, le sue combinazioni immortali, ecco un'altra oggi. Re in G8, qualunque altra posizione sarebbe inutile, alfiere prosegue l'attacco sempre a ritmi folli, e qui torre, raddoppio delle torri in settima. Qual è la vera minaccia in questo momento? Cavallo F6, checkmate. Non tanto, attenzione, non giocate, no, come diceva Kotov, non cedete ai riflessi condizionati, torre F in G7, perché lì ci sarebbero più possibilità di sopravvivere. Qui la minaccia è cavallo F6 con conseguente matto, e infatti Gulko ha deciso di abbandonare. Anche Don in D6 qui non porta niente, cavallo con scacco, innanzitutto bisogna restituire la donna, ma in questo caso vince anche torre per F6, però possiamo fargli sfuggire di certo il matto in una torre in E8, e qui l'alfiere difende la torre, e quindi sembra proprio che tutti i pezzi, questa è una sensazione molto frequente nelle partite, ma come ho già detto, ormai sono mesi e anni che parlo di Michel Tal, proprio la sensazione che si aveva molto spesso guardando le sue partite era che nelle posizioni finali come in questa, tutti i pezzi sembravano essere quasi per magia al posto giusto. Anche in questa variante che abbiamo visto, Don in D6, cavallo con scacco, giocata comunque, donna per, torre in E8 permetteva il matto, grazie all'alfiere che difendeva la torre F7. Quindi sembrava come che tutto fosse proprio come in un sogno, nel posto ideale per creare l'attacco, la gabbia di matto. E alla fine anche Boris Gulko ha dovuto abbandonare dopo 26 mosse. Beh, comunque, dai. Nessun problema, caro Boris, è stato molto rapido, non ha fatto soffrire troppo Sua Maestà, che alla fine è in G8 e capisce che quella casa sarà la sua tomba definitiva. Quindi, partita spettacolare, un Tal in piena forma, anche se lui era sempre in forma, sarebbe un po' riduttivo, come non dire niente, ma questo punto contro la siciliana sapeva produrre, proprio creare tante idee, e anche contro la Scheveningen, mi viene in mente un'altra partita, non so se era proprio contro Fischer, adesso inizio ad avere i miei dubbi, ma ne dubito. Fischer noi giocava spesso la Scheveningen, un'altra partita che ho visto qualche mese fa in cui adottava una linea molto simile spingendo subito in F4 al sesto tratto proprio per scatenare la sua fantasia. Quindi
E in effetti è riuscito a raccogliere, come ho detto all'inizio, dai tutti i rami della tattica, è riuscito a trovare il frutto. Torre F7 con scacco, la regina, sacrificio magistrale. Cosa potevamo volere di più in questa bella partita? Niente, chapeau per Tal, per l'ennesima volta. Questo è tutto, iscrizione raccomandata e alla prossima.